Le tecniche di vendita sono importanti, sono la scuola di vita. Quando il cliente esita, mi hanno insegnato che bisogna aiutarlo a decidere. E anche la domanda, che vantaggio hai a rimandare? È una domanda importante, perché vantaggi e rimandare ci stanno mai. Obiettivamente, bel gesto con lo sputo, devo dire, nome di classe, siamo gente di spessore, siamo gente di valori, siamo qui ci sono gente di classe. A rimandare non c'è mai un grosso vantaggio, allora bisogna cercare di concludere le cose, perché io so giorni che rimando e mo so cazzi, perché la pompa rimane quella. E allora, però poi ci stanno i talentuosi che anche se rimandano vanno bene lo stesso. Però di tecnica è cercare la chiusura quando il momento è quello giusto, quando non ci sono dolori, non ci sono rischi, quando è il momento secondo te in cui inserire, perché altrimenti se passa troppo tempo rischi un pochino di snaus. E allora sì, obiettivamente che vantaggio hai a rimandare è una grande domanda, in tanti ambiti, in tanti snaus, in tanti fattori, in tanti e allora comunque nulla è perduto, nulla non è fattibile, nulla non puoi avere la consapevolezza di poterlo fare, dipende molto da te. Certo, ci vuole un po' più di nausea, un po' più di coraggio, un po' più di tecnica, un po' più di preparazione, ma si può fare. Ma che vantaggio hai a rimandare? Fallo prima, sono 15 giorni che ci pensi, non è che te la volevi far crescere, non è che volevi farlo scappare, perché la gente esita. Aiutala a decidere, fagli capire che più rimanda e più è complessa la pratica. E allora, se rimanda tecnicamente, se in realtà snazzica, è perché non vuole agire. Si chiamano falsi problemi, si chiamano alibi. E allora, quanto vale perdere tempo il tuo? Tanto. E allora falla la domanda, che vantaggio hai a rimandare? Fallo stanare, tiralo fuori dalla tana, la maggior parte delle volte sono tutte cazzate. E allora sì, la consapevolezza è di poter fare, la consapevolezza è di poter rimediare, la consapevolezza è avere strumenti per fare quasi tutto. Pare di chiudi l'acqua, presidente. Secondo te sto male? Finisco, perché sennò qua è troppo lunga. Ma che vantaggio hai a rimandare? Ma che vantaggio hai tu a rimandare? Secondo te sto male? Viva la vita, tutta la vita, veramente.